Buonasera a tutti, mi chiamo Massimiliano Trisolino e sono il responsabile dell'area digital di Ambito 5, che è un'agenzia milanese. Quindi mi occupo tutti i giorni di web, social network, Facebook, Twitter e quant'altro. Allora, oggi cosa vediamo? Oggi vi racconto un pochino il fenomeno Facebook. Okay? Tutti voi ne avete sentito parlare e tra l'altro faccio un inciso, mi piacerebbe interazione, cioè fatemi domande quando faccio passare le slide, quando vi racconto le cose, anche relative alla vostra esperienza, quello che se lo utilizzate, se non lo utilizzate. Allora, la prima domanda la faccio io. Voi siete iscritti a Facebook? Qualcuno, siete tutti iscritti a Facebook? Ok. Perfetto. E già l'iscrizione c'è, l'iscrizione c'è. L'iscrizione c'è e conta, no? Allora io vi racconto veramente velocissimamente perché Facebook è diventato un fenomeno e come è diventato un fenomeno, ma davvero in poche righe. Poi andiamo un po' più sul pratico, no? Perché poi è quello che probabilmente interessa di più a voi. Quel ragazzino che vedete lì nella fotografia è Mark Zuckerberg, che si è inventato questo social network nel 2004. È un social network che oggi conta 800 milioni di iscritti al mondo e 21 milioni di utenti in Italia, cioè quindi ci sono 21 milioni di persone in Italia che utilizzano questo social network, quindi praticamente vuol dire tutta la copertura di una fascia sicuramente molto giovane, okay, dove ormai Facebook ha declassato quelli che sono in alcuni casi gli SMS piuttosto che la messaggistica istantanea, ma non solo, Facebook è utilizzato anche da qualsiasi fascia di utente, perché è uno strumento molto comodo per tenersi in relazione con i propri amici, con i propri colleghi, piuttosto che con i propri familiari. Okay? Nasce con questo obiettivo e direi che l'ha propriamente raggiunto. Una grande caratteristica di Facebook che lo rende altrettanto interessante e interattivo è la possibilità di utilizzarlo da dispositivi mobili. Ormai tutti abbiamo questi dispositivi, o quasi tutti, che ci permettono di essere sempre connessi e di scambiarci messaggi con i nostri amici piuttosto che commentare quello che i nostri amici fanno. In Italia siamo 21 milioni, come ho detto, quindi tenete presente che l'Italia è uno dei paesi al mondo più ricettivo su questo canale, nel senso che siamo addirittura al di sopra degli Stati Uniti per quello che riguarda Facebook. Okay? Siamo un paese molto, molto Facebook oriented. Vado velocissimo sulla storia, comunque poi le slide vi saranno lasciate in modo che potete un pochettino approfondire gli argomenti. Facebook è nato veramente quasi per gioco da parte di Zuckerberg. Non so se qualcuno di voi ha visto il film The Social Network che racconta, e se non l'avete fatto vi invito a guardarlo, che racconta quella che è la storia, come è nato da parte di un gioco di un ragazzo molto molto giovane e come è diventato un colosso. Quello che è importante sottolineare è che oggi Facebook è il secondo sito più visitato dopo Google. Cioè, se voi immaginate che qualsiasi operazione voi fate online parte da Google perché fa una ricerca, quindi chissà quante volte in una giornata lo aprite, tenete presente che Facebook è il secondo sito più visitato al mondo. Quindi potete capire di che tipo di portata parliamo. Le persone che, come voi, sono già iscritte a Facebook, per cosa lo utilizzate? Lo utilizzate per stare in contatto con i vostri amici, colleghi, familiari, controllo la figlia, non so, fate operazioni di questo tipo? Ok, ci accedete tutti i giorni? Ah, ok, per una questione di tempo. Tutti i giorni? Più volte al giorno, con l'F5 settato per fare il refresh, perché questa è un'altra caratteristica, cioè l'utente che sta su Facebook passa molto tempo, cioè molto tempo veramente a commentare, a condividere, a interagire con il proprio network di amici. Allora, qui vi ho messo quelle che sono le parole chiave di Facebook, che sono parole che voi sentite tutti i giorni quando andate a fare la registrazione e accedete col vostro profilo. La possibilità di fare gli status. Cosa sono gli status? Cioè la possibilità di dire cosa state facendo in quel momento, che film state guardando, qual è il vostro pensiero. Okay, potete esporlo ai vostri amici. Una cosa, come ho detto prima, Facebook ragiona appunto con la logica dell'amico, quindi io sono all'interno di questo social network, cerco un mio amico perché penso possa essere iscritto, ormai siamo iscritti praticamente in tutti, lo cerco, lo aggiungo, nel momento in cui lui accetta, diventiamo amici. Cosa vuol dire diventiamo amici? Vuol dire che io posso vedere gli aggiornamenti che lei fa e lei può vedere quello che scrivo io. Okay?
Questo in maniera teorica. Poi andremo a vedere che in verità si possono settare, si possono impostare dei livelli di privacy, cioè io posso dire cosa voglio far vedere ai miei amici, perché non è detto che tutto quello che posto all'interno del social network debba essere visto, perché magari non voglio che tutto venga visto. Quindi quello è poi un livello di privacy molto importante. Quindi status, il famoso like, cioè il dire mi piace questo argomento, mi piace questo status, mi piace questa fotografia. È un segno di apprezzamento, okay, che è molto importante perché mantiene viva la relazione tra gli utenti. Posso commentare tutte le attività dei miei amici. Quindi se un mio amico posta una bella foto che mi piace o una foto di una festa dove è stato, dove ci sono anch'io, si instaurano, e lo vedete anche magari nelle conversazioni con i vostri amici, si instaurano queste discussioni. Che sono alcune volte molto divertenti, alcune volte molto interessanti, dove c'è botta e risposta, perché è proprio questa la logica, no? Quindi si creano anche discussioni molto, molto, molto lunghe. Posso condividere quello che mi capita di trovare online. Quindi se io sto navigando e trovo un articolo che mi interessa, quindi sono su Corriere.it e trovo un articolo che mi interessa, posso condividerlo con i miei amici, con un commento. Okay? Questo è importante perché i miei amici possono sapere quello che mi interessa. E possono con me discutere su quell'argomento. Quindi se leggo un articolo che mi interessa lo condivido, i miei amici lo vedono, chi mette il mi piace, chi lo commenta, ed è un modo per, un modo virtuale per discutere su certi argomenti. Quindi questo è assolutamente un passaggio importante, tant'è che se voi visionate tutti i siti dei vari quotidiani italiani, da Corriere, Repubblica, La Stampa, eccetera, tutti ormai hanno al di sotto di ogni articolo la possibilità di condividere via Facebook, cioè fai vedere ai tuoi amici che stai leggendo questo articolo, fai vedere ai tuoi amici che stai leggendo anche su Twitter, su tutti i social network, quindi questo è molto molto importante. Poi c'è il concetto del profilo, cioè il profilo cos'è? È la mia persona, cioè io posso decidere che cosa far vedere di me ai miei amici, quindi oltre alle fotografie. Quindi le fotografie della mia persona o di quello che faccio, di quelli che sono i miei interessi, anche le informazioni, dove lavoro, che cosa faccio, che studio ho fatto. Posso far vedere, ovviamente faccio vedere i miei amici, chi sono gli altri miei amici, che tutti gli altri possono vedere, e posso dare una serie di altre informazioni che poi andremo ad andare a vedere. Quindi posso completare il profilo in maniera davvero pesante, no? Apro una parentesi, ovviamente tutte le informazioni che diamo a Facebook sono utili per Facebook per la parte di pubblicità, sostanzialmente. Quindi tutto quello che vedete sulla destra, come quelle che vengono chiamate Facebook advertising, non sono altro che messaggi pubblicitari che vengono a noi non a caso, arrivano a noi perché in qualche modo abbiamo dato una serie di informazioni, molto spesso anche in buona fede. E in qualche modo ci è arrivata la pubblicità mirata. Questo non è un gioco sporco, è un gioco assolutamente normale, succede anche così per Google, per qualsiasi altro tipo di sito web che vende pubblicità. C'è il concetto del tag, ok? Il tag non è altro che menzionare i miei amici, cioè se io dico ti ho taggato in una foto su Facebook, vuol dire che ho messo il tuo nome su quella foto e quindi quella foto appare anche sul tuo profilo. Okay? Quindi è un modo per dire c'eri anche tu, okay? Insieme a me in quell'occasione, oppure lo posso fare anche negli status, posso scrivere uno status, un pensiero, una notizia e dire questa notizia o questa cosa l'ho fatta con e mettere il nome della persona. Okay? Vuol dire rendere partecipe il mio amico su Facebook. Su Facebook esistono le pagine brand, cioè le aziende si promuovono su Facebook e fanno una serie di attività. Su questo ci sarà poi una lezione specifica di Alessia. E su Facebook ci sono anche dei gruppi, okay? Ci sono dei gruppi molto spesso di interesse e quindi ci sono delle persone che sono legate al mondo dello sport dove si discute in maniera verticale di quello specifico argomento. Avete qualche domanda su questi? Sono le aziende si promuovono su Facebook. Ci sono tantissime aziende che ormai hanno la propria pagina e attraverso lo status lanciano offerte commerciali piuttosto che lanciano notizie, piuttosto che eventi. Si fanno vedere, è una vetrina. Legata però alla conversazione, perché una volta che stai su Facebook, poi la gente ti commenta, la gente ti mette like, la gente vuole sapere, la gente ti chiede e quindi in quel caso come azienda devi essere pronta a rispondere. Okay? Quindi è anche un modo per
più facilmente interagire con un brand, cosa che magari fino a 4-5 anni fa era molto molto più complesso, ok? Perché magari dovevi scrivere la lettera, non sapevi se ti rispondeva. In questo caso tu ci sei, scrivi e pretendi anche una risposta, giustamente. In Italia, questo l'abbiamo visto prima, vi dico solo velocemente, più del 50% degli utenti accede ogni giorno. Questo è un dato spaventoso, se ci pensate. Vuol dire che più di 10 milioni di persone ogni giorno accedono a Facebook. Quindi pensate la potenza dello strumento. Mediamente ogni utente ha 130 amici. Poi c'è un dato tecnico, quindi addirittura 23 milioni di pagine viste, ma questi sono dati tecnici, però è per darvi la rilevanza. Quali sono le tre tipologie di presenze? Cioè, oltre ad aprire un profilo personale, come molti di voi hanno già fatto, e quindi io, Massimiliano Tresolino, apro un profilo su Facebook, inserisco delle informazioni, interagisco con i miei amici, e va bene, questo è un tipo di presenza. La seconda presenza importante è per le aziende. L'azienda apre un suo profilo, inserendo il tipo di attività che fa, inserendo attraverso gli status, le foto, i video, quelle che sono le iniziative che porta avanti. E io come utente posso seguire l'azienda e interagire con la stessa. I gruppi, come ci siamo detti prima, sono dei gruppi molto spesso di interesse, okay, dove gli utenti possono aderire al gruppo e commentare, come se fosse un forum, ecco, giusto per darvi un parametro di paragone. Queste sono le tre presenze principali, poi ci sono una serie di altre presenze, ma sono meno rilevanti. Il profilo personale. Nel profilo personale, quello che potete inserire è sicuramente la vostra foto. Nella nuova versione di Facebook, con la nuova timeline, come è stata denominata, potete mettere una foto che è chiamata una cover, una copertina in alto, e poi la vostra foto del profilo. Quindi vi potete anche divertire in maniera creativa e grafica. Quello che si può fare è appunto, quindi abbiamo detto nome, cognome e con i quali saremo ricercati, le informazioni di base, quindi il lavoro che fai, dove hai studiato, dove vivi, le lingue che parli, piuttosto che una serie di altre informazioni che sono utili ai vostri amici, come ne sanno qualcosa più di voi. E poi sono gli status, cioè quello che voi avete voglia di dire e di condividere con i suoi amici. Nella parte destra avete l'elenco dei vostri amici. E attraverso questo box potete inserire quindi lo status, la foto, il posto dove siete. Cioè io adesso in questo momento, tramite un dispositivo cellulare dotato di, come si chiama? Possiamo in qualche modo dire dove sono in questo momento. Quindi in questo momento io sono a Fastweb per Corso Vercelli, lo dico ai miei amici, e i miei amici lo sanno, e magari mi commentano: ma perché sei lì, cosa stai facendo? Oppure posso scrivere: sono in Corso Vercelli da Fastweb a fare un corso. Ok, allora magari ti dico: ma che corso è? Aspetta che mi interessa. Cioè, è un modo per far sapere quello che stai facendo e probabilmente magari anche è interessante per qualcuno. Noi abbiamo parlato del profilo. Quello che è importante in Facebook per sapere cosa stanno facendo i nostri amici è lo stream delle news, cioè nel momento in cui io accedo a Facebook vedrò quello che stanno facendo i miei amici, cioè vedrò che c'è un brand come Bex che mi dice determinata cosa, c'è un mio amico che ha scritto questo determinato status, c'è un mio amico che sta facendo i regali, quindi all'Ocean e ha voglia di dirmelo, piuttosto che ci sono una serie, tutto quello che i miei amici hanno voglia di condividere. Qui potremmo trovare fotografie, potremmo trovare video, potremmo trovare notizie di quotidiani che un amico ha avuto voglia di condividere o di sharare, come si dice il linguaggio. Quindi una sorta di flusso di informazioni dei miei amici. E questo è un flusso di informazioni dove ormai gli utenti ci passano buona parte del loro tempo. Quindi la tendenza è quella di portare tutte le attività online in un luogo come questo, che poi sia Facebook, che sia Google, attraverso Google Plus, il suo concorrente, eccetera, non lo sappiamo ancora. Però la tendenza è, visto che passo del tempo qui, quello che faccio lo voglio fare qui. Ok? Quindi questa è, diciamo, un pochino una logica che sta alla base. Cosa possiamo condividere? Le foto le possiamo postare sia come foto singola che come album fotografico. Quindi se andiamo in vacanza e abbiamo voglia di postare e far vedere ai nostri amici quelle che sono le foto delle Maldive, facciamo un album fotografico, lo chiamiamo Maldive, e inseriamo tutte le foto. È un sistema anche molto facilitato il caricamento delle foto perché
chiaramente l'oggetto visivo ha un impatto molto molto forte sui miei amici, tant'è che se voi provate a fare uno status con una foto, mediamente riceve molte più interazioni, più commenti, più like rispetto ad uno status puramente scritto, perché l'attenzione della gente si ferma mediamente su quella che è l'immagine. Possiamo condividere la mia posizione, quindi esclusivamente tramite dispositivi mobili, perché altrimenti non sarebbe veritiero, okay? Se io sono, potrei barare sostanzialmente. Posso dire dove sono in quel momento, okay? Quindi in questo momento sono da Fasto e lo posso dire ai miei amici. Posso postare link di notizia come ci siamo visti, posso postare dei video e Facebook cosa fa? In automatico quando io inserisco il link del video, quindi prendo un video da YouTube, che è il caso classico, lo metto in questo box, in automatico lui mi fa un'anteprima, okay? Mi fa un'anteprima del video, tant'è che quando io lo posto, i miei amici lo possono direttamente vedere da Facebook, non sono costretti a cliccare, andare su YouTube, cliccare su Play e guardare il video, ma possono guardarlo direttamente da qui. Questo per la logica che ci siamo detti prima, che Facebook sta sempre di più diventando un aggregatore di tutto quello che sono la nostra vita online, ecco, passatemi il termine. Esattamente come le notizie. Quando io prendo notizia da Repubblica o il Corriere, inserisco il link all'interno di questo box, vi sarete resi conto che c'è un'anteprima della notizia, quindi il titolo della notizia è una, due o tre righe che sostanzialmente danno un sunto di quello che è la notizia. Poi chiaramente per leggerla tutta devi cliccare e devi andare sul sito del Corriere, però in qualche modo dà una prima informazione su quella che è la notizia, tant'è che se mi interessa e voglio commentarla ho già un primo step. Poi abbiamo la musica, questo è un altro tema importantissimo, nel senso che Facebook ha fatto una serie di accordi con, adesso non per farvi i nomi, però Spotify è un sito sostanzialmente di condivisione di musica che sta prendendo molto piede negli Stati Uniti e arriverà anche in Italia a breve probabilmente, dove sostanzialmente io posso andare a capire quali sono i gusti musicali dei miei amici. E quindi, posto su Facebook quella che è la mia canzone preferita, le canzoni che sto ascoltando in quel momento e faccio una storia di quelli che sono i miei gusti musicali, perché la musica è da sempre un elemento di condivisione tra le persone nella vita reale, esattamente come nella vita digitale. Quindi Zuckerberg non sta facendo altro che trasportare quelli che sono i concetti di condivisione nella vita reale, li sta portando nella vita digitale e la cosa sta funzionando molto bene per lui. L'altra cosa, però non sto qui entrando nel dettaglio, sono le applicazioni, cioè sono la possibilità da parte degli utenti di partecipare a quiz, giochi, concorsi direttamente su Facebook. Okay, quindi molto spesso quando navigherete su Facebook, quando navigate su Facebook, vi si pone davanti degli oggetti digitali, comunque dei concorsi in cui dice vuoi partecipare? Se tu clicchi a quel punto lui prende i tuoi dati, partecipi al concorso, fai dei quiz, fai dei test che condividono il tuo profilo, eccetera, eccetera. Sono molto spesso utilizzati anche dalle aziende. Le pagine gruppi, ovviamente io posso anche condividere quello che è, se trovo una pagina di mio interesse, facciamo un esempio di Fastweb, Fastweb ha una sua presenza sui social network dove interagisce con gli utenti, se voglio condividere la presenza di Fastweb posso dire ai miei amici attento, guarda che c'è anche Fastweb sui social network, condivido il link di Fastweb e in qualche modo anche i miei amici sanno che esiste quella presenza, piuttosto che se sono appassionato di un film o di un cantante particolare, posso dire al mio amico, attento, c'è anche Vasco Rossi su Facebook che posta i suoi video, cosa vera tra l'altro, vai a vederli pure tu. Quindi in qualche modo dirotto la conoscenza anche agli altri. Ecco, questo è un punto molto molto importante. Facebook da sempre è accusata di un livello di privacy molto molto basso. Nel senso che è vero che di default, nel momento in cui voi vi iscrivete, quindi vi invito a verificare a tutti voi iscritti il vostro livello di privacy, è tutto pubblico. Cioè, nel senso che voi nel momento in cui vi iscrivete è tutto pubblico. Quello che potete fare è fare un set dei parametri di configurazione e dire, va bene, allora gli status li possono vedere solo i miei amici, quindi questo è un primo livello di privacy, oppure gli status possono vedere i miei amici e gli amici dei miei amici, ma non li possono vedere tutti. Okay? Se io non sono suo amico e vado sul suo profilo di Facebook, non posso vedere gli status, se lei non ha settato, vedi tutti.
Per vedere il suo status, gli devo chiedere l'amicizia, se lei mi conosce o se vuole di accettare tutti, come faccio io, per esempio, è un altro discorso. Però ci sono quelli che dicono: no, per me Facebook è terra privata e quindi voglio che in qualche modo devo conoscere le persone con le quali do accesso ai miei contenuti. Però nella parte di privacy, e poi vi faccio vedere live dov'è. È molto molto importante andare a settare le impostazioni, cioè potete dire le fotografie le posso vedere solamente un gruppo di miei amici, posso fare un gruppo di miei amici o di miei familiari che possono vedere solo le fotografie, quindi io le pubblico sempre nel box che mi hanno visto prima, però le vedono solo i miei familiari per esempio, questa potrebbe essere un'opzione, gli altri non le vedono. Quindi è vero che il livello di privacy quando ti iscrivi è molto basso, è anche vero che hai tutti gli strumenti per definire al meglio il tuo livello appunto di privacy. Prima vi ho accennato la nuova timeline, allora, molti di voi avranno ancora la vecchia versione di Facebook, tra virgolette, cioè un Facebook dove appunto hai lo stream delle news, il tuo profilo con i tuoi status, il tuo update, le tue fotografie e quant'altro. Oggi però Zuckerberg qualche mese fa ha annunciato appunto quella che ha chiamato la timeline, cioè la storia della propria vita sostanzialmente. Ha voluto allargare il concetto di profilo e sostanzialmente voi potete percorrere, poi vi faccio vedere attraverso il mio profilo, quella che è la vostra storia, proprio a livello temporale, anno per anno, e addirittura potete inserire le fotografie degli anni precedenti alla nascita di Facebook. O, per esempio, io posso inserire le fotografie di quando sono nato nel 1980 e posso inserire le fotografie di quando sono nato, per esempio. E posso scorrere, praticamente scorri la vita delle persone attraverso questa timeline. È chiaro che è volontà dell'utente impostare queste fotografie, no? Potete aggiungere molte più informazioni rispetto a prima, addirittura nella nuova timeline potete aggiungere se avete un cane, se avete un gatto, che tipo di macchina avete acquistato. Sta proprio trasformando il concetto da vita reale a vita digitale, quindi se voglio far sapere tutti i fatti miei lo posso fare benissimo con le persone che voglio. Volevo fare un accenno a quelle che sono le pagine dei brand, quindi quando voi vi iscrivete o comunque siete già iscritti andrete a visitare i vari profili, sappiate che potete cercare il vostro brand preferito, quindi c'è chi è appassionato di cucina, che c'è MasterChef in televisione e quindi va a cercare quelle e commenta la trasmissione in diretta, piuttosto che se ho bisogno di chiedere un'informazione a un operatore di telecomunicazioni, cerco Fasto e trovo la pagina, vado nella bacheca e scrivo o la mia richiesta di informazioni o quello che è e c'è qualcuno che mi risponde, piuttosto che posso scoprire eventi che mi interessano. Fastweb promuove questo evento, la Fastweb Academy, anche attraverso questo strumento. Quindi ci sono delle persone che magari navigavano all'interno di Facebook, magari erano fan di Fastweb e si sono ritrovati nello stream delle news che abbiamo visto prima, partecipa anche tu a Fastweb Academy. Clicco e vado a vedere cos'è quella cosa se mi interessa. Quindi perché è importante seguire le aziende che in qualche modo ci interessano, le quali siamo clienti? Perché non è detto che ci diano le informazioni che in qualche modo ci possono essere utili. Quindi l'esercizio che vi invito a fare è iniziare a cercare anche le aziende che in qualche modo seguite nella vita reale e provare a vedere se vi danno anche informazioni che possono esservi utili, scusate. Allora io adesso ci faccio un po' di domande, vi faccio vedere live un pochino la nuova timeline, eccetera. Se, oltre a avere domande qui, adesso se avete domande ce le facciamo, per qualsiasi altra domanda, consiglio, riflessione, considerazione, richiesta d'aiuto, eccetera, poi nelle slide vi saranno lasciate, questo è il mio blog, trovate tutti i miei contatti, mi scrivete liberamente, io vi aiuto, vi consiglio.